Amici, bentornati sul canale Nome Mille Giri, elaborazioni autosportive. Oggi parliamo di questa macchina che forse è la prima che ci capita, è una Volvo di ultimissima generazione, un 2022, è una XC90 con un motore 2000 ibrido benzina, addirittura da 310 cavalli, quindi una macchina con motore appunto di ultima generazione, con cubature molto piccole e potenze molto molto elevate. È un motore a benzina e il cliente ci ha chiesto, come tutti gli ibridi ovviamente non suona, cioè non ha nessun tipo di sound, e ci ha chiesto di valorizzare il sound. Allora abbiamo analizzato con lui le varie alternative e abbiamo dovuto per forza di cose scartare l'ipotesi di utilizzare appunto parti dello scarico, perché di questa macchina qua, almeno in Italia, non esiste nessuna ditta che costruisce dei componenti omologati specifici per questo modello. Ovviamente magari in Svezia lo sarà anche, però diciamo che in Italia è una macchina che non guarda nessuno, quindi o realizzavamo artigianalmente la linea di scarico, però come spieghiamo sempre ai nostri utenti, gli scarichi artigianali non sono omologati, e siccome questa macchina fra l'altro è anche un noleggio a lungo termine, volevo un qualche cosa di plug and play per poter poi ripristinare facilmente la configurazione originale quando fra tot anni darà dentro la macchina. Quindi inevitabilmente siamo arrivati a proporre, anche se non è un diesel, a proporre il sound booster della Maxhaust. Ecco, in questo caso una volta tanto vi facciamo vedere da che cosa è composto questo fatidico Maxhaust. Allora, in sostanza la parte centrale è questo risuonatore completamente in acciaio, che viene posizionato, dipende dove c'è lo spazio, però normalmente o lo posizioniamo all'interno del vano bagagli, dove c'è il vano della ruota di scorta, sempre che appunto la macchina non abbia la ruota di scorta, oppure lo staffiamo sotto, come si vede, completamente stagno, per cui si può tranquillamente, con anche dei connettori assolutamente stagni, lo si può staffare sotto nella parte del telaio o dietro dove c'è appunto il paraurti. Il risultato è esattamente il medesimo, quindi tutto quello che sono i sound escono da un punto di vista sonoro da questo elemento. Dopodiché abbiamo una centralina di controllo dove vengono inseriti tutti i vari dati per gestire appunto la sonorità, per cui ci sono caricati più di 30 sonorità diverse, c'è la possibilità di accenderlo, spegnerlo, aumentare la luce. Diciamo che attraverso l'app, con questa centralina, io posso modificare tutto quello che esce da questo elemento. Quindi la centralina ovviamente andrà montata all'interno del baule e conseguentemente la centralina stessa si andrà a collegare con il sistema CAN bus della macchina, in maniera tale, questo è fondamentale, per prendere i giri del motore, perché nel momento in cui io do gas, al minimo la sonorità deve essere attenuata, nel momento in cui do gas la sonorità deve aumentare. Dopo Mirko, ma l'avrete già visto in decine e decine di video, diciamo che la sonorità è esattamente come se fosse montato uno scarico sportivo su questa macchina. Poi per comunicare con il telefonino ovviamente bisogna montare un'altra centralina, con una centralina Bluetooth, che è questa, con la quale io mi vado a interfacciare con il mio telefono. Quindi la centralina Bluetooth, il telefono si interfaccia con questa centralina si interfaccia con la centralina Maxhaust e il sistema funziona in maniera perfetta. Adesso casomai passo la parola al mio collega, che è lui che monta e gestisce questi sound, così vi spiega per l'ennesima volta come funzionano e che tipo di risultato abbiamo ottenuto su questa Volvo. Allora, come al solito, apriamo la nostra applicazione, accendiamo la vettura. Ok, da qua noi ovviamente gestiamo tutto, il volume, l'accensione e lo spegnimento, e poi quando vogliamo abbiamo tutti i parametri che possiamo scegliere noi, addirittura il sound, possiamo addirittura cambiare i sound come vogliamo, per esempio vogliamo mettere il race, c'è il race 2, ci sono ovviamente vari suoni, poi uno sceglie quello che vuole, e
da qui noi gestiamo tutto il sistema. Se la macchina è provvista anche di selettore per le varie modalità di guida, su ogni modalità di guida possiamo anche mettere un sound diverso, cioè magari vogliamo, che so, il comfort lo possiamo lasciare a zero o cambiare tipo di suono. Una volta memorizzato rimane sempre memorizzato. Ok, quindi avete sentito quello che è il risultato finale, vi abbiamo spiegato tecnicamente in che cosa consiste questo MaxHoust, che sennò ve lo facevamo solo sentire e mai vedere. Quindi direi che anche per questa Volvo è tutto. Se avete bisogno di informazioni su questo tipo di sistema o su qualunque altro genere di modifica, mi potete trovare in sede chiamandomi allo 0273 83175. Vi invitiamo come al solito a consultare il sito www.9000giri.it, soprattutto nella parte archivio elaborazioni e nella sezione a sinistra, dove sono elencate tutte le varie tipologie di prodotti e servizi che noi da 35 anni svolgiamo, facciamo, offriamo ai nostri clienti. Nello specifico vi invitiamo a cliccare sulla campanella e a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!